Taglio del Nassoro a Pescara per il tratto della cosiddetta strada pendolo nella parte di tracciato compresa tra la nuova rotonda di via Comunale Piana e quella alla confluenza tra via Rio Sparto e via San Donato con i lavori eseguiti dalla ditta Cogema. Sotto un sole rovente in piazza Italo Febo, il sindaco di Pescara Masce e l'assessore Mascia hanno parlato di questa importante strada attesa da decenni e che servirà non solo per snellire la viabilità ma anche per evitare l'isolamento delle zone periferiche della città. Sì, questa è una storia iniziata decine e decine di anni fa, anzi una strada che costeggiasse la città e che collegasse i punti più lontani c'era già sul progetto di Piccinato nel 57. Poi la situazione è rimasta congelata per troppo tempo a causa della necessità di espropriare dei terreni, nessuno si muoveva in questo senso. Noi siamo arrivati, avevamo fatto una promessa che abbiamo mantenuto come tante promesse che stiamo mantenendo, abbiamo espropriato i terreni e realizzato questa strada in tempi velocissimi. Oggi San Donato è collegata all'ospedale civile in pochissimi minuti, non passando per il centro della città. Quando sarà completata anche l'altra strada, che è quella che costeggia la Pineta, da Francavilla all'ospedale si arriverà in un attimo senza attraversare la città. E poi la via è bellissima, piena di piante, è quello che vogliamo noi, una via molto verde con pista ciclabile dove tutte le soluzioni di traffico possano essere adottate nel miglior modo possibile. L'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia entra nel dettaglio dei numeri di questo tratto della strada pendolo. 420 metri di strada, che è un tassello che va a completare un puzzle fondamentale per la viabilità cittadina, che si aggiunge a quello inaugurato alcune settimane fa e che è costato 1.400.000 euro di fondi statali, tengo a precisarlo, ma che ha una valenza dal punto di vista urbanistico, perché questa strada genererà sviluppo, siamo all'interno di un piano particolareggiato, il numero 7, avrà una valenza economica, perché quando c'è sviluppo poi c'è anche economia e quindi risorse che arrivano in città, ma la valenza più importante è quella sociale, cioè quella di ormai obliterare anche il concetto di periferia, perché quando le periferie sono collegate in maniera così mirabile, in maniera così rapida al centro, al nucleo della città, oggi iniziamo a cancellare il concetto di periferia.